trash. Allora, molto bene. Come sapete, questa rubrica è basata solo sui commenti più assurdi che ricevo. Cerco di prendere quelli che penso siano reali, non quelli che ci vogliono finire per fare i burloni. Cioè, io voglio i cretini e i simpatici naturali, come dico sempre. Perché in questa rubrica non metto solo commenti negativi, metto persone che mi hanno fatto particolarmente ridere, particolarmente what the fuckare, particolarmente smadonnare. Però l'importante è che siano eccessi, cioè non dei cessi, non vi sto dando dei cessi, degli eccessi. Molto bene, cominciamo subito. Life imitates arts, sotto al video in cui parlo dell'intelligenza artificiale che mi compone musica, film, poesie, barzellette, eccetera, andate a vedere perché veramente quel video merita per quello che mi dice questa intelligenza artificiale. Mi scrive Lofina che si lamenta perché la modalità di dettatura non conosce una parola basic come sciordacchiami, la cosa più iconica di questo video. È vero, perché a un certo punto non avevo più voglia di digitare per chattare con ChatGPT, usavo la dettatura. Ho detto sciordacchiami e la dettatura del telefono non riconosceva la parola e mi ero anche incazzata, effettivamente. Una parola così basic, come fa a non conoscerla? Poi, sotto al video le guide più assurde su WikiHow, Markets mi scrive: ora voglio vedere il tutorial per creare una pistola di carta e anche una sparatoria con il pezzollo. Ma solo io posso avere degli iscritti così antiregola. Una sparatoria col pezzollo con due pistole di carta. Tra l'altro ribadisco anche in questo video che non riesco a riprodurre quelle pistole di carta perché è incapibile col tutorial, cioè non si capisce un caso. Ho provato solo a prendere gli ingredienti, vabbè, l'occorrente per farla e non ci capivo, cioè non trovatemene uno più facile e lo farò. Poi Federica Lucarelli 102 mi scrive: l'unica tecnica che manca da provare è quella delle mamme pancine. Ovviamente sta parlando dei boccoli, cioè le hai provate tutte, prova a metterti il mielino delle mamme pancine o il latte delle mamme pancine per fare i boccoli. E io: ah, è decisamente più economica, vai Dani, un vero amico si mostra nel momento del bisogno. Poi Roberto Piras, sotto il video facciamo i ravioli cinesi, mi scrive: riassunto della videoricetta, non ce l'ho, non l'ho trovato. Effettivamente non avevo un cazzo a parte l'acqua, ho fatto tutto un po' arrangiato, simile ma arrangiato, però erano venuti buoni. Sempre sotto il video faccio i ravioli cinesi, Ginevra De Gaulle mi scrive: fail in a minute graph. Anziché 5 minute craft, fail in a minute craft, è perfetta per me, concordo. Poi Marco Manunta, che come sempre è un ospite fisso di questa rubrica, visto le minchiate che mi scrive: se mi inviti una sera a cena, mi faccio l'assicurazione, porto il vino e il dolce. Era sicuramente sotto al video di qualche ricetta che ho fatto, perché evidentemente non gli è piaciuta particolarmente. Poi Caccarosa, sto piangendo, leggiamolo bene. Sto piangendo, mi già fatto spezzarvco, punto. E stavo cercando da 3 ore di dire la cosa del reitto. E body and music, mi hai rubato le parole di bocca. Fantastico, effettivamente, chi è che non vorrebbe dire una roba del genere? Proprio ti viene dal cuore, quindi concordiamo. Poi, Tacni Mars, sotto al video leggo le pelle delle vostre conoscenti pancine, mi scrive: io durante la gravidanza avevo una voglia incredibile di ciolla, meno male che mia figlia non ha nessuna voglia in fronte. Adoro le mamme trash, sono le mie prefe. Jerry 1290, 10 popcorn al giorno, arrivi il quarto giorno che puoi usare quelli che restano per l'imballaggio degli oggetti fragili. Ora non ricordo che video sia che diceva di mangiare, ah sì, sempre nel video delle pancine, c'era una pancina che diceva di mangiare 10 popcorn al giorno, giustamente Jerry fa notare che alla fine diventano leggermente gommosi, mi ha fatto ridere. Questo è il mio amico Robby che mi scrive sotto al video in cui apro la busta sorpresa: ovviamente lo sai che io e te la prossima volta che scendo ci vestiremo come Sofia e Emily a 3 minuti e 5 e poi andremo in giro per Corsa Italia a saltellare un po' zocchi insieme. Assolutamente sì, se non lo facciamo vi giuro lo blocco. E infatti gli ho scritto: ah, se non lo facciamo blocchiamoci a vicenda, per cortesia. Poi provo a truccarmi con le matite acquerellabili, mi scrive Nicolastra: ma a che serve Jeffree Star cosmetici quando c'è Giotto? Assolutamente sì. Poi Dixie 8787, a me piacciono un sacco i video in cui mangi, soprattutto i tuoi racconti di Lorella Sburattini. È proprio quello che ti ha colpito, come se in tutti i mukbang parlassi di Lorella Sburattini. Ah, tra l'altro aggiungo anche, oltre Lorella Sburattini, una volta ho prenotato con Goffredo Sburin e una volta con Pancrazio
Pancrazio capocchia, tipo che lo faccio sempre quando vado a mangiare al cinese o giapponese. Dagli italiani no, però mi fa ridere perché poi ho anche un mini video che vi posso mettere qua. Abbiamo prenotato per due, Pompogno Scrotelli. E non mi ricordo in quale delle occasioni che vi ho appena citato, in quale dei nomi l'ho registrato di nascosto. C'era lui che mi ha detto anche: sì, Sborratini, ci avevo anche cercato il nome. E mi fa ridere questa cosa con gli italiani, purtroppo non funziona. Poi, mukbang indiano, palak paneer e salsa purtroppo senza peli. Mi scrive Lorenzo Azzimi. Ma che, oh, da quando hanno messo il nick con la chiocciola, non riesco manco a leggere, tutto appiccicato, vaffanculo. 5-10, visto che le assomigli, prova a fingerti Lady Gaga e prova a scroccare di tutto in giro per la città. A parte che dov'è che le somiglio, ma poi mi fai vedere a scroccare. Cioè, Lady Gaga normalmente va al panificio qua a Genova, a Marassi. Insomma, va allo stadio, poi esce dallo stadio di Marassi e dice: fammi un etto di focaccia, na! E ci credono, perché giustamente Lady Gaga con l'accento un po' genovese. Sì che è Stefani Germanotta, però non è Stefani Loffa. Poi, Christian Manzini, sotto al video in cui faccio le creazioni, faccio vedere le creazioni che facevo 15 anni fa, mi scrive: bella e brava, molto ingegnosa e scocciatella simpaticissima. Like. Scocciatella simpaticissima. Boh, vabbè, grazie, comunque nel dubbio grazie. Apro e assaggio la degusta box e mi bagno tutta. Mi commenta Sabrina, la Sabri nazionale. Sacilegio mettere le gole ad ora 0,50 100 o ad 1 euro. Ho fatto vedere sacilegio. Sacilegio, Sabri, assolutamente sacilegio. Lo so, che è un errore di battitura, capita a tutti, però non so perché mi fa ridere sacilegio. Leggo i vostri segreti più belli. Bibi fa bibi. Anch'io ho messo il mio dente in uno stampo a forma di diamante, ho colato la resina, volevo diventasse un portachiavi, ma è venuta una merda. Ma non mi dire! Cioè, sembrava un'idea così brillante, solo tu e Dani potevate fare una roba così oscena e pensare venisse una roba bella. Il problema è che tu l'hai messo, per lui è bello. Cioè, ha messo la resina dentro un bicchiere di plastica, trasparente, un bicchiere di plastica, poi usa e getta. La resina trasparente, ci ha messo dentro il suo dente del giudizio estratto e gliel'ho dovuto fare con la macchinetta UV per le unghie, perché per la lampada UV per le unghie, perché era una resina UV, e l'ha tenuto conservato con sto dente smerdato dentro la resina. Vabbè. Poi Marco Manunta 9511 mi scrive: sono una merda, riempimi di fregna. Ok, cioè una delle due parti è vera. Va bene. Poi mukbang e bauso più chiacchieritud. Mi scrive: vero, puoi mangiare una bella bistecca con le patate lesse e possiamo chiacchierare? Va bene, na, se vuoi ti invito a casa. Vabbè, possiamo chiacchierare. Ma in che senso? Vabbè. Tra l'altro questa utente mi scrive sempre commenti un po' what the fuck. Assaggio i cibi della degusta box di maggiugno. Mi scrive Alessandro: che ricordi, una delle rubriche più belle. Come che ricordi? La faccio tutti i mesi. Che ricordi? Vabbè, vabbè, io sempre più perplessa, queste sono tutte. Vi ricordo che non prendo i commenti palesemente troll, ma prendo le chicche, quelle che mi fanno vibrare il buccio di culo a dire: questa persona mi sta piacendo. Bene, queste tutte c'è dalla fine. Cosa?